Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Tommy, lui è Fede. Esatto, e questo è Umorismo Kiwi. Oggi siamo qui per questo speciale 200.000 iscritti. Volevamo commemorare questa cosa ricordando i vecchi video che facevamo insieme io e mio fratello, che sono io. E quando eravamo piccoli facevamo un sacco di video. Troppi. Bruttissimi. E facevamo schifo. No, in realtà per essere piccoli erano carini. Noi eravamo così piccoli poi, in realtà. Sì, sempre esatto. Erano piccoli, ma poi non così sì, tanto. Sì, no, effettivamente no. No, però già 100 visualizzazioni. 100 visualizzazioni. 9 mi piace. Ormai sono privati. A 20.000 like pubblicherò un video di questi vecchi, lo metterò non in elenco e nella bio di questo video potrete andarlo a vedere, prenderci in giro con i vostri amici. Tra l'altro io avevo i capelli lunghissimi, ero tipo donna. Eravamo anche un po' più sferici. Oggi guarderemo La vita non è un film. A me c'era qualche buona idea, però fatta male, però fatta malissimo. Male. Che questi però erano già video avanzati, perché noi prima di questi, quando ancora eravamo proprio piccoli, eravamo alla cinematografia. Esatto. Il primo video era un video horror. Io facevo il regista. 3, 2, 1, La vita non è un film. Salve a tutti, io sono Fede e lui è tremendamente agitato. Che voce, che voce. La sigla faceva cagare, faceva schifo. Ma tu abbiamo registrato, questo è bellissimo, quando registravamo noi che giravamo. Era solo green screen. Comunque è falso quello che dici, perché era un detto che diceva la sua voce. Siccome è il nostro primo video, appunto siamo tutti e due piuttosto emozionati, direi che si vede. E quindi iniziamo subito. Di cosa parliamo oggi? No, mi cade tutto. Di cosa parliamo oggi? Effettivamente tu avevi proprio. Ok, ci siamo. Oggi parliamo delle differenze fra la vita reale e il film. Ah, davvero? Sì. La faceva ridere. Ma quanti capelli avevamo in due dei Anche io sì, pensavo fosse già tagliato, invece no, era ancora il momento in cui ero già stipendio. La vita non è un film. No. Vedi, senza chroma fluente non veniva questo. Che bello stare qui. È davvero bello stare in mezzo alla natura. Qua l'avevo anche tagliato perché era bimbo, vedi che montaggio c'è, era. C'è un altro. Ma cos'è? No. Questo è bellissimo. Sì, ma che faccia? Appunto. Cosa succederà adesso? Non ci credo. Questo, ero pazzo. Ero grasso. Con la corona. Però io questo facevo un certo livello. Ah, ora aspetta, sì, questo. Sono diventata un'ape regina. Non ci credo. Non ha le braccia. Che bello stare in mezzo alla natura. I fiori che ti circondano. Mi vergognavo di me stesso. La tetta. Ah! Che posso volare? Allora, questo video avevamo creato una serie, io, lui e nostra cugina, Le 20 cavolate dei cugini, contro Netflix. Una serie di battute così a caso, bruttissime, 20 tutte di fila che però durano 7 minuti. Però brutta e qualcuna orribile. L'unica cosa bella secondo me è il titolo e la sigla. Guarda che animazione figa, è lunghissima però. Sì, però è figata, una figata, dai. Sì. Benvenuti al chiosco della collina. Che cosa desidera? Ma guardi, sono di fretta. Prenderò un'insalata al volo. Subito! Ehi, guarda quanta gente! Eh già, mi sa che dovremmo proprio farci la coda. Dai, questo era bello. Sì, ma basta così, fa ridere questo, basta. Perché dura per sempre? Fatto. Ma che cavolo vuoi? Lo preferirei maturo, possibilmente di stagione. Grazie! Dai, questa non è tagliata bene. E ti dicevo che ho avuto 10 figli. 10 figli. Pensati tutti dalla stessa donna, tra l'altro. 10 figli. 10 figli. Caspita. E come si chiamano? Guarda, una genialata. Per non dimenticarmi, li ho chiamati tutti Paolino. Grande. E come fai a distinguerli? Ma è ovvio, no? Li chiamo per cognome. Per compiangere il nostro caro e amato fratello defunto James Philip Barton Simpson III. Il miglior modo per ricordarlo sia per riportare le sue ultime parole. Ma
questo video con l'hashtag capelli lunghi e se raggiungiamo un buon numero di commenti io me li faccio crescere il triplo più lunghi di come ce li avevo qua. E io? No. No, no, anche te. Anche io. Biondi. Io mi faccio biondi. Il ciuffo come l'ultimo che mi arriva, esatto, fino a qua. Cresce tantissimo e poi me li raso al centro, solo ai lati. Commentate perché voglio vedere. Commentate e iscrivetevi al canale, sono 200.000 iscritti ma ne voglio di più, quindi iscrivetevi, cioè non è che No. Lasciate un mi piace, il video è finito, andate in pace. Nel momento in cui fai così, ti piace anche. And the trumpets, they go.